Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. La presidenza ucraina conferma i negoziati con la Russia al confine ucraino-bielorusso vicino al fiume Pripyat senza precondizioni. L'Italia ha chiuso lo spazio aereo alla Russia seguendo la decisione di molti altri paesi europei, tra cui Germania, Belgio e Austria. Il governatore di Kharkiv, attacco respinto, Zelensky conferma una telefonata con Lukashenko. Secondo l'Ucraina sono oltre 200 le vittime, mentre l'UNHCR registra già 368.000 rifugiati. Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Borrell dice questo è un momento storico. Gli europei hanno poi reagito in modo che ha sorpreso tantissimi, a partire dai russi. È caduto un nuovo tabù, quello per cui l'UE non può usare i propri soldi per fornire armi. Abbiamo deciso quindi di fornire 450 milioni di euro per l'acquisto di armi letali e 50 milioni per materiale non letale. Cortei contro la guerra in vari paesi, si allarga la protesta di piazza contro l'invasione ucraina, una nuova grande manifestazione a San Pietroburgo dove la polizia è intervenuta per sgomberare la gente. Dal 24 febbraio, data dell'avvio della guerra, sono oltre 4.550 le persone arrestate per le proteste, in 500.000 le persone alla marcia di solidarietà con Kiev organizzata a Berlino, in molti vestiti con i colori blu e giallo della bandiera ucraina, migliaia anche ai cortei individuali. Diverse città spagnole. Aggiornamento Covid, sono 30.629 nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, in calo sui 38.375 precedenti, ma con pochi tamponi processati. Il tasso di positività risale al 9,6%, in calo le vittime 144 rispetto alle 210 del giorno precedente. Australia, inondazioni a Lismore, 8 morti, piogge torrenziali, record e inondazioni nella zona settentrionale del Nuovo Galles del Sud, a poche decine di chilometri dalla costa orientale australiana che si affaccia sul Pacifico, almeno 8, come dicevamo, i morti. Chiudiamo con lo sport, Serie A, il Napoli in vetta alla classifica, batte la Lazio per 2-1. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.